Pronti per il finale. Le nostre portate sono state ormai completate, è stata effettuata la mise en place. Il professor Maggiani con i suoi studenti di seconda e di terza che si sono uniti oggi ha preparato queste gustosissime lasagne. Professore, poi. Abbiamo fatto poi un filet mignon con una demi-glace ai funghi e una torta mantovana. Una torta mantovana, ma prima di chiudere, naturalmente ringraziamo anche il professor Manzo che con i suoi studenti ha aperto uno spazio piuttosto ampio oggi e ci ha raccontato tante cose di questa arte del barman, perché è un'arte, di arte si parla, è vero professore? Ci vuole creatività, passione. E tante qualità occorrono anche per poter competere in un ambito internazionale. Però un'ultima domanda, gli abbinamenti a queste portate come vini? Bene, allora, sicuramente su questo tipo di lasagne avremo una tendenza dolce, anche una grassezza piuttosto spiccata diciamo, dalla consistenza del piatto, anche una lieve tendenza amarognola, radicchio. Io opterei per le bollicine, oppure per un rosso vivace tipo un lambrusco, però se lo vogliamo fare un abbinamento per tradizione ci spostiamo verso i Colli Mantovani, quindi siamo vicino al Veneto, quindi un lambrusco dei Colli Mantovani. Mentre invece sul rosso, scusate, sul secondo possiamo abbinare anche un nostro rosso locale, anche un Colli di Luna Riserva potrebbe essere un buon abbinamento. Per il dolce? Per il dolce naturalmente abbiamo un dolce va con un vino dolce, anche un vino passito, come solitamente, in questo caso anche lo Chaketra, oppure uno spumante dolce. Un cocktail per la festa del papà che potrebbe precedere queste portate? Beh, qui bisogna lavorare chiaramente sulla fantasia, visto che si avvicina la festa del papà, direi comunque di fare sempre un decocktail con una gradazione alcolica non molto elevata, quindi stando magari su quei 13-14 gradi alcolici, che è poco più di un bicchiere di vino, perché è molto importante questo consiglio che diamo sempre a tutti gli studenti, che noi possiamo lavorare di cocktail, lavoriamo con dell'alcol, però vi sono molte problematiche per i giovani. Ricordiamoci che l'alcol è un alimento, nelle dosi giuste non fa male perché contiene anche delle chilocalorie, però soprattutto per i giovani, in modo particolare quelli che devono diventare ancora adulti, hanno degli enzimi tipo l'alcol deidrogenasi, che è l'enzima che è quello che elimina l'alcol all'interno dei nostri corpi, non essendo molto sviluppato, per quello si vieta di dare alcol alle persone. Certo, quindi lanciamo un monito non solo a tutti i ragazzi a moderare tantissimo il consumo di bevande alcoliche, ma ci rivolgiamo anche agli operatori commerciali. Ragazzi di 16 anni non possono abusare per le ragioni che lei diceva, quindi bisogna essere oculati nel offrire loro delle bevande che al limite possono essere molto, ma molto moderatamente alcoliche, ma nulla di più. Tra l'altro, l'informazione è importante per la prevenzione e allora l'AIBES ha realizzato una pubblicazione che viene distribuita un po' dovunque, a una larga diffusione, e dove si informano proprio i giovani sui danni che derivano dall'alcol. E allora chiudiamo questa trasmissione ricordando che siamo ancora in fase di pre-iscrizioni e quindi per iscriversi all'Alberghiero Casini possiamo. Sì, possiamo andare sul sito alberghierocasini.it, fare clic su informazioni generali e c'è il modulo di iscrizioni con le tre opzioni: servizi di ospitalità alberghiera e no gastronomia, servizi commerciali e il triennale con qualifica. Quindi ci sono anche delle opzioni, comunque c'è scritto tutto sul nostro sito. Benissimo, e allora salutiamo tutti i nostri telespettatori, li ringraziamo per averci seguito ancora una volta e li invitiamo come sempre a sintonizzarsi tutti i venerdì alle 19, prima del TLS giornale su Tele Liguria Sud con ricette di classe. Arrivederci.